Come la gambe esce penso. Più vicino, se no sto troppo lontano. Quale fa? Me ne canto una particolare, diciamo, sui centri commerciali. Non è proprio un centro commerciale, come è comunque. Il centro commerciale universitario, diciamo. Per fare un tavolo ci vuole Ikea, per andare da Ikea fai il raccordo, per fare il raccordo ci vuole una macchina, per fare una macchina ci vogliono gli operai, per fare gli operai ci vuole una fabbrica, una fabbrica, una fabbrica. Per fare una fabbrica ci vuole un imprenditore, per spruzzare un imprenditore ci vuole una banca, per fare una banca ci vogliono i soldi, per fare i soldi ci vuole la carta, per fare tanta carta ci vuole un grande albero, grande albero, grande albero. Un grande albero ci vuole un semixelle, per fare un semixelle ci vuole l'OGM, per fare un OGM ci vuole il diavolo, per fare un diavolo ci vuole un angelo, per fare un angelo ci vuole Michelangelo, per spamare Michelangelo ci vuole una chiesa, per fare una chiesa ci vuole un papa, per fare un papa ci vuole una fumata, per farsi una fumata ci vuole la marijuana, per fare la marijuana ci vogliono i centri sociali, e per distruggere i centri sociali ci vuole un bel gruppo di neonazisti, per finanziare il gruppo neonazisti ci vuole Ikea. Sa com'era? C'è un'altra cosa, c'è quel sepolcro lì, un sepolcro romano rotondo che è stato portato qui da una postazione vicino alla Flaminia per ricostruire questo ambiente di commistione tra il verde, i beni archeologici e i beni architettonici. Una volta la Nomentana arrivava, si fermava qui e la villa era più grande da questa parte, anche dall'altra parte la villa era molto più grande rispetto ai 4 ettari e qualcosa di adesso, erano circa 9. Tutta la zona su cui praticamente sono le scuole, sono gli altri palazzi vicini, una volta faceva parte della villa. Ora la villa è ridotta un po' al minimo, la minima dimensione, ma è in grado ancora di conservare un'unità ed un valore importantissimo che noi dobbiamo continuare a difendere. Mi pregano poi di dire un'altra cosa, diciamo, c'è stato un film che è molto importante, praticamente fatto da De Sica, credo, su... No, da chi? Da De Sica? Sul chiamato Il Tetto, che era ambientato praticamente tutto in questa zona, tra cui Villa Blanc, Via Vasi e le altre strade vicine, Via Nomentana, le altre strade vicine. Quindi potete trovarlo a un certo punto e avere una dimensione di come era questa zona nel 1956. Ora la zona è difficilmente vivibile, chi viene qua la mattina alle 9 sa che cosa è, che quale problema c'è, non soltanto di parcheggio, ma di anche semplicemente per passare. Di fronte lo vedete, abbiamo delle ambasciate importanti e abbiamo anche dei complessi scolastici molto grandi dove ci sono delle affluenze notevoli. Come si fa in questo quartiere a pensare che un'affluenza di 920 persone, oltre la distruzione della villa, non crei dei problemi alla vivibilità dei posti? È questo soprattutto. E poi, appunto, come diceva
Antimo, diciamo che ha apprezzato molto la sua, il suo intervento. Gli alberi, la natura non vivono con i parcheggi, con le strade allargate, con i muraglioni. E qui veramente, diciamo, serve una diversa attenzione al verde. Questa villa ha un vincolo regionale di zona boscata. Una persona dell'ufficio giardini del comune ha avuto il coraggio di dire: ah, dobbiamo intervenire alla regione per togliere il vincolo. È questo che a un certo punto, diciamo, dei funzionari che sarebbero preposti a difendere il verde, diciamo, a un certo punto, con la scusa che non ci sono i soldi, trovano più comodo, diciamo, togliere i vincoli, abbattere i pini perché danno fastidi all'asfalto, diciamo, delle strade e cose di questo genere. Ma queste cose devono tutte cambiare. Che cosa volevo dire ancora? Speriamo che ci sia appunto un giudice a Roma in grado di ristabilire quello che è la giustizia, ma noi andremo avanti, ci appelleremo al Ministero dei Beni Culturali, al Presidente della Repubblica, perché qui ci sono in ballo praticamente il rispetto di quello che è un articolo della Costituzione che dice che i beni culturali ed ambientali vanno tutelati. Scusate, 8 parcheggi, la recinzione per isolare l'area dei bambini, una piccola riserva indiana di 4.000 metri quadri, quando sono destinati tutti e 40.000 ai bambini. I nostri ragazzi che vivono nelle scuole di Via Lanciani, 1.400, che non hanno uno spazio verde praticamente e fanno la loro ricreazione, ma non solo la ricreazione, le colonie estive su cortili asfaltati. Questo, diciamo, non può continuare così, quindi a un certo punto noi continueremo la nostra lotta, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche, diciamo, noi sosteniamo delle spese per la parte di assistenza legale e queste spese, diciamo, abbiamo bisogno anche della contribuzione di tutti. Sul nostro sito voi troverete che abbiamo aperto recentemente un conto presso la Banca Intesa a cui si possono fare dei versamenti anche piccoli ma importanti, diciamo, come testimonianza. Troverete appunto l'IBAN e poi cercheremo di fare un pagamento tramite PayPal per renderlo più facile, soprattutto per i giovani che sono più abituati a queste cose. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Le lucciole stasera, diciamo, non sono qui, un po' perché sono bagnate e poi forse anche perché sono state notevolmente disturbate da tutti quei lavori che intanto stanno andando avanti. Praticamente, diciamo, qualcuna però si vede, ma siamo soprattutto noi, le lucciole più grandi, che continueremo a brillare per difendere loro, ma per difendere la villa, per difendere un modo nuovo di vivere la città. Grazie a tutti, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, qualunque testimonianza in particolare è molto ben accetta. Grazie. Il nuovo appuntamento, lo metteremo sul sito e vi preghiamo di intervenire perché sarà una questione molto importante. Noi che cosa chiediamo? Lo sapete tutti, chiediamo che il parco sia aperto tutti i giorni secondo l'orario delle ville comunali. Chiediamo che siano rispettate le destinazioni del piano regolatore, verde pubblico e servizi pubblici locali. E chiediamo che non si facciano muraglioni e sia tutelata in modo adeguato la flora e la fauna. Grazie all'intervento vostro, all'azione del Comitato, l'anno scorso la LUIS aveva cominciato un'azione di pulizia, ma che era di diradamento vero e proprio, che siamo riusciti a bloccare perché era contrario a quella che è la legge regionale e della tutela della fauna avicola nel periodo di giugno in cui era cominciato. Quindi dobbiamo continuare in tutta questa nostra difesa. Vi faremo avere il nuovo appuntamento, vi preghiamo di intervenire e di darci la vostra proposta. Bene, ma non si potrebbe fare
un progetto con l'Unione Europea, perché adesso stanno scadendo i termini per il 25 di giugno, si potrebbe già incominciare a fare qualcosa. Sì, certo, la questione dei fondi europei e dei progetti con l'Europa è una questione importante che va presa e che va sistemata. Adesso però dobbiamo procedere gradualmente. Quanto alla storia della scadenza del vincolo di verde pubblico, insomma, non è così semplice che scada come si prospetta, perché i nostri legali, che sono tra parentesi, c'è qui presente uno di loro, a un certo punto ci hanno detto che in definitiva tramite quella convenzione ridicola che ci è stata prospettata come una grande donazione, a un certo punto è in definitiva un richiamo del vincolo europeo, del vincolo di destinazione a verde pubblico, quindi questo dovrebbe aver interrotto, ma dobbiamo essere vigilanti perché anche questo non succede. Basta che la vedete sul sito a un certo punto, e poi potremmo anche pensare di avere una nuova raccolta. Noi abbiamo raccolto circa 4.000 firme in 2 anni. Vuoi vedere il sito, il nome del sito? www.comitatovillablanc.org. E poi c'è una postazione in Facebook. Come si chiama? La pagina Facebook Villa Blanca, salviamo Villa Blanca. C'è una pagina Facebook Salviamo Villa Blanca, dove potete intervenire e vedete e lasciare anche i vostri commenti e i vostri suggerimenti.